Il Salmo 87 è l'ultimo di questa collezione attribuita ai figli di Core. È una chiusura amara di questa collezione e come supplica individuale di un uomo che vuole vedere Dio corrisponde al primo salmo di questa collezione, il Salmo 83. Ma mentre quello era un salmo di pellegrinaggio pieno di speranza e di beatitudine, questo Salmo 87 è un pianto doloroso per un uomo che riconosce un pellegrinaggio impossibile e bloccato. Probabilmente dietro alle parole di questo poeta c'è il dramma della cecità. È possibile che sia davvero un uomo divenuto cieco per una grave malattia e viva nella preghiera questa situazione di sofferenza e di angoscia. Ma è anche possibile che un autore poeticamente si metta nei panni di un cieco, di una persona che desidera vedere e non vede perché è avvolto dall'oscurità. In fondo, anche se i nostri occhi sono sani, al buio non servono a niente. E quando la situazione è negativa, diciamo di essere nelle tenebre, di non vedere la strada, di non vedere una via di uscita. Il Salmo 87 è un grido di angoscia rivolto a Dio, è una supplica di salvezza di chi vuole vedere una via di uscita e non la trova. Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, sempre, continuamente, la mia preghiera è rivolta a te ed è una preghiera di angoscia. Perché io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sto per morire o sono già belle che morto. C'è una insistenza dolorosa sulla condizione dell'orante come morto. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai privo di forze. Sono libero ma tra i morti, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, mi hai gettato nella fossa più profonda, negli abissi tenebrosi. Tutti i tuoi flutti sono passati sopra di me, il tuo furore mi pesa addosso e tu mi opprimi, hai allontanato amici e conoscenti, sono rimasto solo, mi hai reso un orrore per loro, sono prigioniero e non ho scampo. Potrebbe essere un lebbroso, emarginato, che è diventato un orrore per i conoscenti. Si consumano i miei occhi nel patire. Ma questa sottolineatura mi induce a pensare piuttosto al dramma della cecità, a una malattia agli occhi, per cui quest'uomo in crisi diventa il modello della comunità stessa, che nell'esilio o nel primo post-esilio o nell'angoscia di situazioni negative alza la preghiera a Dio non vedendo alcuna soluzione. Compi forse prodigi per i morti? Sorgono le ombre a darti lode? La tua bontà nel sepolcro si racconta ancora? Nel regno della morte la tua fedeltà dov'è? L'autore esprime una mentalità tipica dell'Antico Testamento, che considera il mondo dei morti come drammaticamente lontano da Dio, irrecuperabile. E allora l'unica possibilità è essere ancora su questa terra, in questa vita. Grido aiuto. Ascolta la mia preghiera, sono povero e vicino alla morte, sono sfinito, sono annientato, sono circondato come dall'acqua. Tutti insieme mi avvolgono questi mali. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne
solo le tenebre. L'ultima parola dolorosa è proprio questa constatazione delle tenebre. Non ho più amici, non ho più compagni. L'unica mia compagnia è il buio. È un cieco, forse in senso spirituale, è un uomo in crisi, è un uomo che desidera la luce e non riesce a vederla. Esprime davvero l'angoscia dei figli di Core ed è la voce conclusiva di questa antologia di 5 preghiere che esprimono il desiderio della salvezza. Dal Salmo 83 all'87 abbiamo incontrato suppliche accorate e fiduciose a colui che può essere luce, che può mostrare misericordia, che può dare nuova possibilità di salvezza. È l'unico che può rendere possibile il pellegrinaggio, che può sbloccare la situazione di crisi in cui ci troviamo. E la parola di Dio, attraverso la forma poetica dei salmi, ci aiuta, dà voce anche alla nostra angoscia. È una preghiera di Cristo, anche questo Salmo 87. Lo recitiamo ogni settimana, il venerdì sera a Compieta. È il venerdì sera che ricorda il dramma della passione di Cristo. È il Cristo nel sepolcro che attraverso la mia parola, la mia lettura del Salmo, innalza il suo desiderio al Padre. Non abbandonarmi nel sepolcro. Sono libero fra i morti, hanno letto i padri della Chiesa. Sono fra i morti, ma libero. E sarò la vittoria di Dio su queste tenebre che angosciano l'umanità. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero, ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano. Mi hai gettato nella fossa più profonda, negli abissi tenebrosi, pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore, sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O si alzano le ombre a darti lode? Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io, Signore, a te grido aiuto e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sin dall'infanzia sono povero e vicino alla morte, sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua collera. I tuoi spaventi mi hanno annientato, mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia soltanto le tenebre.